Buonasera, Buonasera. Stiamo appunto, con questa presentazione a questi tre giorni di corso dedicati al primo 800 in Italia, alla fine del 700 in Italia, e credo che non potessimo trovare un modo migliore per concluderli presentando il libro che hanno pubblicato con la Fondazione Zero, dedicato al libro che è il frutto di moltissimi anni di studio e di una serie di pubblicazioni notevolissime di Anna Ottani, ma anche di Emilia. Un pittore che non capisco più queste cose, ma direi che è un pittore il cui nome non è noto al grande pubblico, permetto di dire. Però invece un pittore di una qualità straordinaria, un pittore assolutamente originale, un pittore che vedremo ha delle opere che in passato sono state riferite addirittura a David. E quindi diciamo una figura assolutamente cruciale, centrale, e che non aveva fino ad oggi, un pittore francese, ma che non aveva una monografia che esce appunto in Italia. Contemporaneamente, ma un po' prima, è uscita di una mostra, no, che ha aperto all'inizio di maggio a Montpellier. Come direttore della Fondazione, fatemi dire intanto che devo fare molti ringraziamenti alle autrici naturalmente, ma poi anche agli amici che hanno sostenuto questa pubblicazione, amici che sono da Ghiladrière a Turquen. E poi un ringraziamento davvero speciale, perché senza il sostegno decisivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze non avremmo potuto fare questo libro, e tengo a ringraziare in modo particolare Carlo Sisi, appunto, che è qui e che diciamo, ha aiutato a far sì che la Fondazione come dire, si interessasse a questo libro. Un libro, la Fondazione di Firenze finanzia un libro su un pittore francese, ma su un pittore francese che ha molto lavorato a Firenze. E poi diciamo che anche questa contributo alla pubblicazione del libro si inserisce all'interno di un progetto, posso dire, di collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. Noi qui da Bologna cerchiamo di intercettare le nostre iniziative che hanno anche a che a Horn e a Frei, quindi alla Firenze d'inizio Novecento, e per la prima volta questo corso lo faremo su due sedi, a Bologna e a Firenze, ed è un corso che anche questo abbiamo potuto fare più ricco, più articolato, grazie a questa collaborazione che speriamo di continuare veramente con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E però diciamo credo che dobbiamo tornare al libro, e vorrei che noi iniziassimo a parlare di questo libro partendo forse dai paesaggi, Anna, e darei la parola così direttamente. Ma facciamo. Allora forse io potrei dire una cosa. Ecco, dai, facciamo una cosa. La cosa che diciamo il libro ha oltre a una valenza critica importantissima, ha un'appendice di documenti straordinaria, e devo dire che la ricerca dei documenti è approdata all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e soprattutto c'è un registro di date che consente di come dire, seguire la vita e l'attività artistica di Goffier in maniera capillare. E cito soltanto come prefazione al tema del paesaggio una lettera del 4 marzo 1806. In una lettera a Goethe, Jacob Philipp Ackert, che lavorava in quel momento a Firenze, si rammarica che a Firenze, era già morto Goffier, si rammarica che a Firenze
nessun artista mostri di possedere la semplicità e la beltà espresse nelle scene di famiglia di Gauffier e della moglie, e aggiunge: sono morti di tisi uno dopo l'altro, marito e moglie, alcuni anni fa, neanche tanti. Gauffier si trovava allora al vertice della sua arte, che si era sforzato di raggiungere per tutta la sua vita. Nel momento del successo era morto. A parte questo dato di malinconia, che però rientra perfettamente nel carattere singolare di questo protagonista, però quello che mi colpisce è quello che dice Hackert: si rammarica che a Firenze nessun artista mostri di possedere la semplicità e la beltà espresse nelle scene di famiglia di Gauffier. Ecco, la peculiarità di questo artista, che è pittore di storia e pittore di ritratto, è quella di essere un pittore fortemente intimista, proprio nelle scene di famiglia, ma soprattutto di questa amicizia squisitamente quasi più Biedermeier che non neoclassica, del rapporto tra la figura e il paesaggio. Queste famiglie, questi protagonisti hanno sempre sullo sfondo dei paesaggi assolutamente coinvolgenti. E quindi devo dire che il tema del paesaggio è forse uno dei temi che può essere un'ouverture piuttosto significativa del nostro discorso. No, io non voglio raccontarlo, io dicevo solo ad Anna una cosa. È chiaro che il libro deve essere presentato anche a Firenze, e la Fondazione CR, io devo fare anche naturalmente una promozione, perché l'attività culturale della Fondazione consente quello che ha detto Andrea Bacchi, cioè un'estensione anche territoriale, purché si tratti di argomenti toscani. È chiaro che il libro è perfettamente nella linea di questa promozione e di questa messa a fuoco del paesaggio toscano. Dicevo ad Anna, a proposito dello sfondo del dottor Penrose, vorrei presentare il volume in un luogo che è conferitario della Fondazione CR Firenze, cioè la bellissima Villa Bardini, la conoscerete, che sta praticamente nella zona collinare fra il giardino di Boboli, è all'altezza di Boboli, e centrale fra Boboli e la collina di San Miniato. Questa è la veduta che c'è praticamente da San Miniato, con la sella di Fiesole. E appunto diceva Anna che la presentazione del libro, immaginando gli ospiti che si affacciano in tempo reale su una veduta che poi vedranno in analogia, sarà naturalmente uno scoop notevole. Questa è la prima cosa. Anna mi ha sempre informato del suo lavoro sull'iconografia di ritratti, chiedendomi delle verifiche sul punto di vista del paesaggio. E quindi è un insieme di elementi che, come dire, rientrano in quell'empatia tra natura e paesaggio, che tra l'altro è stato anche il tema del corso di quest'anno, sia il passaggio fra neoclassicismo e impero, e quindi in questo straordinario dibattito tra il bello ideale e la natura. Quindi credo che concludere su questo libro e su questo protagonista del neoclassicismo, che mi veniva in mente parlando ora, non è stato mai citato negli interventi, perché evidentemente è una figura talmente singolare, e si evince dai saggi della Calbi e di Annottani, è un personaggio che ha una sua nicchia molto particolare, e devo dire che è un personaggio che, come dire, tocca tutta una serie di corde, anche perché è morto giovane, e questa giovinezza e questa famiglia interrotta drammaticamente dalla morte fa anche pensare a quegli stupendi bassorilievi canoviani, dove si vede appunto il dolore confortato dalla bellezza, che torna perfettamente con... È un testo tuo? Ecco, questo. Posso terminare? Dunque, anch'io salterei tanti ringraziamenti che voglio fare così in generale un po' a tutto il gruppo della Zeri, che diverse persone hanno molto facilitato questo lavoro, ma Andrea, se permetti, anch'io di nuovo ringrazio Carlo Sisi, perché non è così evidente che tu possa promuovere qualcosa
quando sei all'interno di una regione, un territorio toscano che riguarda una regione diversa, parlo dell'intervento che tu hai facilitato. Ma al di là di questo, è vero che io ti ho disturbato un sacco di volte per le informazioni sulle famiglie fiorentine che Goffier ritraeva, per i paesaggi, ma io ricordo che fin dall'inizio, quando tu allora dirigevi Palazzo Pitti, no? Ed era così ben tenuto, ed era una galleria che si visita in una maniera stupenda, questa quadreria che non è mai stata smontata, ti chiesi ma come fai? E tu mi hai detto, ma io faccio un po' di economia domestica, cioè in realtà vengo la mattina e guardo che la simmetria. Tu le simmetrie, che tutto funzioni. E questo credo che sia una risposta, veramente puoi dirigere un grande istituto, ma devi tener conto anche di tutti i dettagli. Ed è stato un punto di riferimento, a mio parere, anche quando abbiamo realizzato la fondazione. Dicevi adesso di questa immagine. Sì, qui quello, parliamo di un artista francese che muore molto presto, a 39 anni, che vive tutta la sua vita in Italia, perché da giovane vince questo Prix de Rome, cioè questa specie di borsa di studio che gli permette di venire a Roma, a Villa Medici. Poi, per ragioni personali, biografiche, per ragioni anche politiche di quello che succede, alla fine non rientra, se non per un periodo brevissimo, ma in Francia. E quando a Roma la situazione si fa molto difficile per i francesi, come altri, emigra e va a Firenze. In questa storia, quello che è molto particolare di quest'artista è che si trova costretto, spostandosi, a adattarsi a una clientela completamente diversa. Sono i turisti britannici e non più la committenza francese. Ha una tematica molto diversa, deve inventarsi di fare il pittore di ritratti, mentre prima faceva, come tutti, il pittore di storie sacre e profane, e soprattutto anche il pittore di paesaggio. Io uso questa parola malissimo, perché mi ricordo sempre che, visitando le pinacoteche, quando arrivavi in fondo, che c'erano tutti i paesaggi, era una noia mortale, perché in realtà diventa un genere abbastanza inerte. Viceversa, alcuni artisti hanno veramente fatto del paesaggio proprio il riscatto, e specialmente in età fra 7 e 800 la natura sostituisce insomma, Dio, come diceva Friedrich, l'ho trovato in un filo d'erba, insomma, e quindi la natura diventa questo tema molto profondo. E qui, in questo ritratto del dottor Penrose, che si fa ritrarre a Firenze, quello che è nuovo è che, per la tradizione italiana, e che Goffier interpreta in maniera stupenda, è che non solo c'è dietro Firenze, ma c'è un rapporto quasi, non so se sbaglio, di dialogo alla pari tra la figura e il paesaggio. Il paesaggio non è più uno sfondo, è veramente, c'è un rapporto di empatia, di lettura, e c'è un'immagine di Firenze che poi in fondo si cristallizza, diventa quella che nessuno aveva letto in questa maniera dall'inizio, come per esempio in questi grandi, dove ci sono queste geometrie che ritornano molto spesso in Goffier, e questo campo largo, questo grand'angolo che si racconta. Uso qualche altro flash sul paesaggio. C'è un pittore che praticamente non aveva mai dipinto paesaggi fino a quando non è costretto a scappare da Roma nel 93 e a venire a Firenze. E prima fa degli studi, ha questa vocazione, ma è sempre repressa, perché il vero pittore è quello che fa i quadri di storia. E quindi lui si emancipa quando, trovandosi a Firenze, ha una committenza che è diversa. Voglio farvi vedere qualcuno di questi, poi lascio la parola a... Già adesso, secondo te, è andata? Come indietro? Ah, sì? No. Ah, bravo, va bene. ecco, quando si dice così, paesaggi, quello che per Goffier forse è il capolavoro più grande è questa serie di immagini dell'Appennino toscano, che lui cattura in un luogo che è Vallombrosa, un luogo che era stato visitato da tutti, insomma un luogo molto celebre, da Milton alla Martina, qualunque grande, era un luogo di pensiero, di ritiro, ancora adesso assolutamente intatto, perché se voi andate perfino
questo dettaglio del prato, dove qui ci sono questi piccoli fratini che si sono tolti la tonaca e giocano a pallone, perché era il nuovo gioco, balloon, dicevano gli inglesi, che era stato appena introdotto, cioè quell'ode di Leopardi a un giocatore di pallone che era proprio di allora. E questi luoghi scartati dalle autostrade sono rimasti quasi... E però la celebrazione di questi luoghi avviene da parte di artisti che spesso non sono di lì e che colgono tutta la meraviglia, lo stupore, questa variazione meteorologica della luce. Non so se sto andando avanti. Sì. Ecco, per esempio, qui è un'altra delle quattro vedute di Vallombrosa che probabilmente il pittore fa per uno dei viaggiatori che sono quelli che adesso gli consentono di sopravvivere e che vogliono comunque essere ritratti. Probabilmente qui si tratta di due inglesi, da come sono vestiti, che chiedono un'indicazione al monaco e contro luce, con la mano, stanno guardando il Tirreno e giù c'è la peschiera di Vallombrosa e loro sono in alto su questo eremo che ancora adesso è lo stesso, che è il Paradisino. Ma questi, i gocciolatoi dell'acqua, queste geometrie della piscina, questa idea di... rendere il paesaggio protagonista, ma sempre un paesaggio che forse è il paesaggio italiano, che da un lato è così dolce e dall'altro è così geometrico, ma nessuno mai aveva raccontato un paesaggio così, senza i pastori d'Arcadia, senza gli elementi, oppure una fuga in Egitto, cioè senza un pretesto che lo potesse... anche queste variazioni meteorologiche del cielo, insomma, a questa mostra di Montpellier ci sono queste quattro vedute di Vallombrosa che sono state ritrovate molto di recente, cioè di Goffier non si sapeva questo, sono apparse, erano in un'abbazia irlandese, probabilmente il committente se le era portate dietro, poi erano state vendute sul mercato a Dublino e questo padre Nugent le aveva comprate insieme a un Ontos bellissimo. E poi a Glenstall Abbey, in Irlanda, vicino a Dublino, e poi si è stato costretto a rimettere sul mercato perché scriveva in questa lettera, che è al Museo di Filadelfia che comprò queste due vedute, scriveva perché per la situazione dal punto di vista termostatico molto difficile del convento, noi abbiamo bisogno di fare degli interventi e quindi... e allora è comparsa questa dimensione di un artista diverso da quello che conoscevamo. Ecco, questo è stato lo scatto, trattandosi di un paesaggio italiano, trattandosi di un paesaggio fuori dagli schemi della tradizione, dell'Arcadia, del paesaggio ideale, insomma, che caratterizza l'Italia, che mi ha fatto, le faccio vedere in fretta. È anche molto bello poi che sia rimasta di questa serie tutti i vari procedimenti, cioè nell'estate del 1796 il pittore va nell'eremo di Vallombrosa e disegna con grande precisione un disegno che serve a dare la struttura dell'immagine, senza le figure che vengono messe dopo. Poi dal vivo, sempre nell'estate del 96, in uno sketch velocissimo che dà l'idea del colore, dipinge il bozzetto. E tutto questo serve come introduzione poi al quadro finale che è fatto l'anno dopo per il viaggiatore che se lo porterà dietro. In questi anni in Italia forse di paesaggi così diciamo che hanno questo incanto fra lo sguardo illuminista ma però anche già ormai teneramente autobiografico, quasi un diario di viaggio, mi fermo qui, questi sono i dettagli di loro che guardano. Non voglio solo far vedere una cosa di lei, questo è l'addio quando se ne vanno. Ecco, per chiudere questa cosa di cui stiamo parlando, l'altra cosa abbastanza particolare che dà a questo pittore una dimensione diversa è che anche lui, come tanti, fa degli studi di alberi, perché gli artisti andavano in accademia, facevano gli studi di nudo, gli studi della natura, e molto spesso sono qualcosa di molto accademico, cioè tu riconosci botanicamente cosa sono le foglie, c'è una descrizione molto precisa. Ora io trovo che quando ho visto anche la prima volta a Montpellier, poi adesso esposti, questi studi con questi tagli
ci sono tutte e due, sì. Con questa corteccia in primo piano, con questi tagli, con questa corteccia quasi postmoderna, insomma, senza nessuna, con questa inquadratura così diversa da questi repertori dell'albero, insomma, che erano l'equivalente accademico del repertorio dello studio dal modello di nudo, cioè questa libertà, questa messa a fuoco così, di un pittore che poi non ha coltivato tutto questo, perché siamo a 2 anni prima della morte e la cosa finisce, però ha un suo, una sua identità molto particolare in vari campi, cioè la grandezza di Gauffier di aver rigenerato alcuni generi, cioè c'è il pittore di ritratti, c'è il pittore di paesaggi, c'è il pittore di natura morta, c'è il pittore di storia, e lui si è misurato in alcuni di questi generi introducendo in fondo una dimensione che non si aspettava. Cioè, detto in una parola, sono belli, sono molto belli. Ecco, Andrea. Come? Come dici? Ma guarda la corteccia, no? Di queste cose che non hai mai... E se tu guardi quanto può essere un po' noioso, a volte Hackert, Zeri diceva, lui tu hai citato Hackert, che ha delle cose belle, ma Zeri diceva, sa, Hackert è uno che dipinge con lo stuzzicadenti, perché effettivamente i tedeschi delle volte usano il pennello con le foglioline, certo, certo. E queste sono, mi Andrea, fermo qui. No, io... No, vorrei dire, hai citato Zeri, mi fa piacere ricordare, se ci tengo, che Zeri è stato uno dei primi, direi, al mondo a commentare questi quadri, no, di Vallombrosa. Nella... Che l'aveva Però nella percezione visiva degli italiani, nel 76, lui pubblica appunto una di queste vedute di Vallombrosa, dove dice appunto la presenza storica dell'uomo, antica e moderna, in un insieme che non è più classico ma non ancora romantico, qualcosa di solenne e di sereno, segno di una perfetta concordia tra l'uomo e il suo ambiente naturale, cioè l'aveva già messo perfettamente a fuoco. No, ma qui mi veniva una curiosità, perché da Longhiano e quindi sempre vicenda critica, mi guarda male l'Anna, no, ma io mi chiedevo, pensavo a uno studioso che tutti, e Anna particolarmente, ha molto conosciuto, cioè Robert Rosenblum, no? E nel 1984, quando c'è la prima edizione del manuale sull'Ottocento, lui fa un po', nella prefazione dice, ci sono molti artisti che avrei voluto mettere in questo libro, ma non ho messo. E italiano ne cita uno solo, è Hayez. Ecco, io mi chiedo, oggi sono passati tanti anni, secondo te ci potrebbe essere, perché forse non era conosciuto, ecco. Cioè, sono felice che tu abbia citato, adesso non vogliamo fare i sofisti che citano i professori, sono questi nomi, però Robert Rosenblum, ecco, questo grande studioso di NYU, che ha studiato molto poco, molto meno la pittura italiana che non la pittura del nord, però lui è stato il regista segreto, proprio quasi, diciamo, il, come si dice, il cardinale, insomma, Richelieu, diciamo, della situazione, di due mostre che hanno cambiato completamente il panorama di questi anni, e tutte e due sono la mostra The Age of Neoclassicism, cioè l'età del neoclassico a Londra del 72, e la mostra a Parigi del 74. Cioè, dove, che cosa faceva Rosenblum? Invece di riproporre i grandi artisti canonici in un'età che andava da David a Delacroix, cioè dal grande David neoclassico a Delacroix romantico, invece di esporre e di elencare quelli che erano sempre stati grandi, ha tirato fuori tutti i sommersi, cioè ha cercato di ricostruire il pattern, cioè l'humus, e quindi ha buttato fuori di tutto. E appunto è stata la prima volta nel 72 che un quadro di Gauffier viene a una mostra internazionale così, ed è la scheda La Femme Jeunesse, e non si conoscono ancora queste grandi vedute, pubblicano un bozzetto che era a Montpellier. Però hai perfettamente ragione che quello che ha dato, uno fra i tanti, insomma, fra i pochi, che ha dato una prospettiva diversa nella percezione di questo cambiamento, perché ha avuto il coraggio di uscire, insomma, dicevamo prima, questa mostra di Londra era una mostra mostruosa, 1912 pezzi esposti, cioè qualcosa che ti poteva far morire.
E in più fra il British Museum, fra, non so se tu la ricordi Paolo, forse no, tu non c'eri neanche al mondo, forse allora, ma ecco, anche tu l'hai visto. Sì, certo. Allora, fra il British Museum, la Royal Academy, sì. Kenwood, 1912 pezzi, il che voleva dire qualcosa. E in più tu ci arrivavi nella mostra del neoclassico con questi macigni di questi nostri grandi maestri, di Longhi, che diceva che Canova era un artista nato morto, con il cuore ai frari, eccetera, e Cesare Brandi ancora di più diceva che era un frigidaire praticamente, e quindi non riuscivi ad amare, a capire, perché eri molto disorientata. E invece il fatto di avere portato alla ribalta tutto un mondo che era stato sepolto dai manuali, dai libri, ha fatto ripensare anche al modo diverso di leggerli e soprattutto a tutta una cultura che non era solo la statua e il grande quadro politico, era tutto un mondo. Quindi io lascerei adesso, invece voglio solo dare la palla anche ad Emilia, certo, dicendo che noi raccontiamo di questo artista, ma la cosa anche molto importante è stata che c'è stato tutto un lavoro che ha condotto anche Emilia, soprattutto di radicare nella storia lui chi era, perché era un pittore di quale si conosceva molto poco. Quindi Emilia, racconta un po' tu. Ecco. Allora, spero che Anna mi perdonerà se entro in campo un po' in leggerezza e anche con un po' di autoironia, nel senso che diciamo Gauffier ha avuto il destino, la vita di Gauffier è stata segnata da molte avversità. Le possiamo anche elencare velocemente: la fragilità della salute, il sogno di affermarsi a Parigi come pittore di storia, infranto dallo scoppio della rivoluzione, i moti antifrancesi che, come avete sentito, lo costringono a fuggire a Firenze, l'impossibilità di tornare in Francia in quanto le sue idee conservatrici lo avevano fatto accusare di tradimento, i drammi familiari. Quindi, diciamo, tante circostanze avverse. E allora ogni tanto mi veniva in mente che anche dopo la morte Gauffier aveva avuto la circostanza avversa di vedere affidata la sua resurrezione a due studiose che hanno impiegato 40 anni per fare uscire la sua monografia. Sì, un tempo lunghissimo. Io ricordo che qualunque cosa ci avesse riservato la vita, in qualunque luogo ci avesse portato, Gauffier c'era sempre, Gauffier era lì che aspettava. Quindi è stata davvero una lunga traversata. Però devo dire, tornando ad essere seria, che il tempo ha giocato a nostro favore in questo caso. Non solo perché, come avete sentito, fino a tempi abbastanza recenti Gauffier era questo artista poco conosciuto, se non ad una ristretta cerchia. Ma ha giocato a nostro favore perché a partire dall'anno 2000 sono ricomparsi sul mercato moltissimi dipinti che si consideravano perduti. Ma soprattutto la tecnologia digitale ci ha messo a disposizione una quantità inesauribile di fonti, documenti, testi, cataloghi di vendita, cataloghi di mostre. E diciamo tutto questo materiale ci ha consentito di mantenere aggiornato il catalogo e di dare alla nostra monografia un respiro molto molto più ampio, molto più spessore. Pubblicata 10 o 20 anni fa non sarebbe stato lo stesso lavoro, sarebbe uscito dimezzato in un certo senso e con molte lacune. Si diceva, io vorrei portare l'attenzione brevemente sul fatto che prima della stagione fiorentina, in cui Gauffier entra nella modernità come pittore di paesaggio, poi vedremo velocemente anche come pittore di ritratti, aveva avuto una prima stagione, quella trascorsa a Roma come pensionnaire dell'Accademia di Francia. Diciamo che vi parlo brevemente di questa stagione perché è quella che definisce l'identità dell'artista.
quella che gli conferisce la sua collocazione. Nel 1926, nel primo saggio monografico dell'artista, quindi risale ai primi del Novecento, apparso sulla Gazette des Beaux-Arts, Paul Marmottan scriveva: Gauffier è stato un artista d'élite, morto così giovane che la critica non ha avuto il tempo di occuparsi di lui. Quella definizione, è stato un artista d'élite, a distanza di 100 anni mi sembra ancora valida, perché davvero Gauffier è stato un artista d'élite, nel senso qualunque genere abbia toccato si è sempre rivelato un artista raffinato, delicato, destinato appunto ad essere apprezzato da conoscitori dal palato molto fine. Dopo quella prima apertura, però, lentamente il profilo di Gauffier si è venuto precisando, ha trovato collocazione in una particolare variante del neoclassicismo francese, quel neoclassicismo idillico, sentimentale, che era cresciuto a margine del neoclassicismo spartano, eroico di David. Ecco, allora possiamo... Ma sì, prova ad andare avanti. Ecco, questa, quell'altra. Dai, proviamo. Ecco, sì, ci fermiamo su quella. Di questa variante idillico-sentimentale, Gauffier è stato uno dei principali interpreti, proprio perché ha preso quasi subito le distanze, dando prova di una certa indipendenza, da quella tensione drammatica, soprattutto da quella pittura che esaltava le virtù eroiche, la determinazione, l'amor di patria, vale a dire da quel neoclassicismo davidiano eroico e ideologico. Lo vedete anche in un dipinto come questo. Gauffier subisce, era arrivato a Roma nel 1784, alla fine, 2 mesi dopo David, e lo vede terminare gli Orazi e i Curiazi, quindi ne subisce in un certo senso il fascino, il carisma, però quasi subito prende le distanze da quel mondo delle passioni per raccontare una storia diversa, una storia decisamente antieroica, dove al posto delle passioni vengono esaltati i sentimenti e gli affetti. Una cosa velocissima, un confronto scontato, ma che può essere utile, è tra questo dipinto che rappresenta Giacobbe e le figlie di Labano e il successivo che rappresenta invece il dipinto di Mario Aminturno. I due dipinti vengono eseguiti praticamente negli stessi mesi, quasi in emulazione. E tornando indietro un attimo, grazie. Qui si vede già quella che era la vena arcadica di Gauffier, quella che era la sua inclinazione, soprattutto la vena lirica, la vena poetica. E naturalmente già qui a fare la differenza è il paesaggio, proprio questo paesaggio sereno, questo paesaggio, questa veduta della campagna romana così silente e serena. Diciamo che quindi Gauffier da subito si accorge che il suo neoclassicismo è un neoclassicismo diverso, un neoclassicismo che col tempo assume dei toni intimisti, dei toni sentimentali, un neoclassicismo in un certo senso agréable, caratterizzato soprattutto da delle raffinatezze cromatiche, formali, che che giustificano questa sua definizione di pittore d'élite. Se torniamo un attimo al dipinto del Mario Aminturno, vedete benissimo come
Drouet, il pupillo di David, aveva pienamente compreso quella semplificazione formale, quella rarefazione formale che era funzionale ad esaltare la tensione drammatica dell'episodio. Ma è interessante vedere come, a differenza dei personaggi di Gauffier, i personaggi di Drouet sono dipinti a sbalzo contro un fondale uniforme, proprio perché in quel neoclassicismo ufficiale ortodosso la natura era rigorosamente bandita. Io vi faccio scorrere delle altre immagini, però velocemente, perché poi Gauffier, diciamo, questa sua vena si precisa negli anni della sua formazione accademica grazie, ecco, qui vedete alcuni disegni dall'antico eseguiti dall'artista, che dimostrano proprio come l'eleganza, la raffinatezza, la delicatezza siano i connotati di quest'artista anche in veste di disegnatore. La sua specialità poi erano i panneggi, la leggerezza delle pieghe, la leggerezza immaterale delle pieghe che, vedete, lui sapeva inseguire nei loro ritmi così o fluenti o avvolgenti. Però, perché non voglio rubare tempo, passiamo subito alle altre immagini. Ecco, Gauffier, diciamo, strada facendo, mette a fuoco quello che è la sua aspirazione, la sua aspirazione di pittore, e appoggiato anche dal direttore dell'Accademia, che ne ha compreso il temperamento e quindi lo incoraggia, non lo ostacola, lo lascia libero, nonostante che diciamo, in quegli anni il paradigma di riferimento e i modelli da seguire erano quelli di David. Ecco, lui trova la misura ideale in una serie di dipinti di piccolo formato, da stanza, come vedete, dove l'artista diciamo, attinge a delle fonti diverse, proprio per dar forma a questa sua vena poetica e lirica. In questi piccoli dipinti la sua classicità, che è sempre una classicità placata, non è la classicità eroica, tormentata, del neoclassicismo tradizionale, è una classicità pacata, e trova diciamo, le sue fonti nel mito. Vedete questa bellissima Venere che presenta Amore e Adone a Diana, un mito evocato nell'esuberanza della natura, nella bellezza dei corpi, oppure trova ispirazione, facciamo vedere qualcun altro per capire, quando si parla di un pittore di élite, un pittore lirico, poetico, ecco un'altra, possiamo un attimo tornare indietro, indietro, grazie, no, ma un'altra fonte, certo, è la Gerusalemme liberata, proprio perché la Gerusalemme liberata offre questa varietà di amori struggenti, sempre in bilico tra il desiderio, la rinuncia. Oppure, quando l'artista attinge alla Bibbia, come in questo caso, o alla storia romana, lo fa sempre dal versante degli affetti. E nel primo caso, se torno un attimo indietro, qui racconta la malinconia rassegnata di Sara, che offre la schiava Agar ad Abramo. In quello successivo c'è tutta la trepidazione del re Numa, che aspetta di incontrare nella penombra di un sottobosco la ninfa Egeria. Ecco, io non so, ecco, mi posso fermare, riservandomi, se ci sono 5 minuti di tempo, di parlarvi di un dipinto che è un po' la sintesi di tutte le qualità formali, delle caratteristiche di questo pittore d'élite, come l'abbiamo definito. No, visto che... No, Carlo, No, mi veniva in mente una cosa, è stata citata la mostra del 72 della Royal Academy, eccetera. E nel 74 Álvaro González Palacios, su Antichità Viva,
scrive un'interessantissima recensione alla mostra intitolandola Grammatica neoclassica. Un titolo molto significativo perché chiaramente intende entrare direttamente sulla filologia. Anche sì, è vero, sì, tra le tante, perché tra l'altro è un articolo praticamente che occupa quasi tutto il numero e con tantissime riproduzioni, e dice una cosa molto interessante che può essere utile per comprendere bene Goffier, che tra l'altro si evince anche dal saggio di Annottani all'interno del catalogo, che esistono vari neoclassicismi, cioè non c'è il neoclassicismo, ma c'è un neoclassicismo eroico alla David, c'è un neoclassicismo sentimentale e quindi anche con un portato di grazia settecentesca che probabilmente è l'appoggio di carattere intimo che ad esempio figura straordinariamente in quella natura morta, in quel cestino di fiori di Agar, che insomma in un quadro biblico c'è sembra quasi un cappello di Madame Vigée Le Brun capovolto, ecco. Poi c'è un neoclassicismo che aspira all'Oriente, insomma c'è proprio una declinazione. Rapporto con il cane, con cioè questa specie di cioè nel ritratto. Ma adesso ti ho interrotto, no? Finisci. Sì. Perché poi dopo c'è. No, volevo solo dire che quello che incuriosisce particolarmente e che è già stato anticipato con l'arrivo a Firenze, che è quello che mi interessa e che poi può essere introduzione al ritratto, è che Goffier si inserisce in un mondo molto singolare. Cioè in quel momento Firenze sembra un non luogo per i fiorentini, perché è una città per gli altri, come purtroppo lo è anche ora in senso negativo, allora lo era in senso assolutamente positivo. Nel catalogo viene molto rimarcato questo aspetto dell'arrivo dei fuggitivi da Roma, tra cui Goffier, tra cui De Marais, Gagnereau e... E soprattutto è già accennato al conservatorismo e quindi anche a questa legittimità del sentimento, la tensione con Vicar. Ma dietro tutto questo, e quindi immaginiamo l'arrivo di tutti questi francesi in una città per antonomasia tranquilla, dove appunto l'osmosi fra sentimento e paesaggio è assolutamente evidente, sullo sfondo però c'è una figura che appare nel libro che è la Contessa d'Albany, che è il salotto di Palazzo Gianfigliazzi sul Lungarno, che era un crocevia, un osservatorio e un orecchio di Dioniso. Le lettere della Contessa d'Albany sono praticamente il punto di incontro di tutte le tensioni, di tutte le situazioni, con una registrazione perfetta. Il fatto che Alfieri non si presentasse mai all'interno degli incontri, dove probabilmente anche Goffier ci sarà stato, ma di nascosto, di notte, andava a Siena al Collegio Tolomei a recitare il Saul in incognito, insomma fa capire che cosa doveva essere quel crogiolo di pensieri, quel crogiolo di incontri. E devo dire che tutto questo su una Firenze tranquilla, che poi è la Firenze del transito tra Pietro Leopoldo e Ferdinando III, con il momento di reggenza di Francesco Stefano, quindi un momento dove la città non ha stile sostanzialmente, l'arrivo di questi francesi è assolutamente importante, come è importante la conservazione del paesaggio. E devo dire che in questo caso la teoria dei ritratti fa capire chi erano i residenti fiorentini in quegli anni. Dunque, forse la cosa che abbiamo dimenticato di dire, che per noi è quasi insomma ovvia, è che in realtà allora ovviamente un artista non è che producesse un quadro e poi lo mettesse in vendita, lavorava soltanto su commissione, e quindi la committenza era fondamentale. Una volta che non c'è più la committenza ecclesiastica di Roma oppure il quadro ordinato, devi trovare una clientela nuova e diversa. In un primo tempo sono gli inglesi a Firenze, sono gli inglesi e sono gli inglesi del Grand Tour, ma quello che volevo dire è dura per un certo tempo, poi a un certo punto arrivano i francesi militari vincenti e quindi Goffier comincia a dipingere ufficiali, generali e qualcosa di molto diverso. Ci sono due cose che fanno la modernità di questa cosa: il ritratto è sempre esistito da tempo, quello che fa il ritratto di Goffier un ritratto
un po' in anticipo sulle tendenze è il fatto che non hanno più quelle dimensioni life size, cioè quelle sono più ridotti, sono già pronti per essere ritratti che entreranno in case meno aristocratiche e più borghesi, però hanno sempre un grandissimo chic. E quello che è abbastanza sorprendente è vedere come questo pittore francese, che in realtà è sempre stato in Italia, e qui fa il ritratto sulla sinistra di, una, di un pittore fiammingo che è a Firenze, in realtà poi è quasi uguale nello stesso anno, nell'impianto, nell'inquadratura, a un artista Drelling, che è un artista del nord, oppure posso fare vedere anche un altro caso, quello di Penrose, per esempio, scusa, vediamo. Ecco, dove avete da un lato Dr. Penrose dipinto da Gauffier e dall'altra parte Hugh Douglas Hamilton che dipinge un altro soggetto. Ma questo per spiegare che nonostante questo pittore fosse francese in Italia, in realtà apparteneva a una circolazione culturale molto internazionale. E questi schemi, questi, lo rendono un pittore mai locale e che va perfettamente incontro a questa clientela, la quale in gran fretta compariva. Molto spesso lui faceva vedere un disegno con un impianto, poi il sitter doveva rientrare, il quadro veniva finito dopo, ma l'impianto, questo per esempio è molto bello, è uno dei pochi casi in cui si è conservato anche il disegno. E quindi, e poi all'improvviso, dato che parliamo di ritratto, cosa succede? Che questo pittore, i francesi fuggono, gli inglesi fuggono, perché il salotto a cui tu facevi riferimento era quello della Contessa d'Albany e del pittore Vittorio Alfieri, che vivevano in questo salotto sul Lungarno, dove si inserisce un pittore francese che è Fabre, in un ménage à trois, molto libertino, molto fan del siècle, il quale alla fine, siccome prima muore Alfieri, poi muore la Contessa, eredita tutta la collezione e, come è usanza della tradizione francese, restituisce alla sua città d'origine questo enorme patrimonio di quadri. Quindi il Musée Fabre di Montpellier è fondato come nucleo iniziale su tutta questa grande raccolta internazionale, che era così come il Musée di Montauban ha tutto il lascito di Ingres, o il Musée Granet di Aix-en-Provence ha tutto il lascito di Granet, cosa che da noi non accade. E volevo insistere sul fatto che è abbastanza, non succede tanto facilmente che un pittore che nasce come pittore di storia si ricicla in gran fretta come pittore di ritratti, collocandosi immediatamente in un rapporto internazionale, perché se voi guardate un dettaglio della raccolta delle arance, rito così molto esotico che si faceva nei giardini di Firenze, di questa famiglia di un diplomatico, questa gestualità, questa eleganza, questa dimensione così ridotta è la stessa che ritrovate anche nella tradizione inglese. Quindi andava in, è molto, perché gli inglesi poi nel ritratto, se Dio vuole, sono molto più, insomma, il ritratto settecento inglese è un ritratto informale, libero, non hanno sempre dietro tutti i papi, i sovrani, gli schemi tutti imbalsamati, che sono sempre, come dire, un riferimento quasi ineludibile per noi. E non so se era, se posso, diciamo, sì? Una cosa che è, che è interessante anche leggendo queste schede, tutte estremamente ricche anche sulle biografie di questi personaggi, perché diciamo di molti di loro viene proprio ricostruita tutta la storia. Ci sono storie anche, diciamo, non ovvie, non scontate, non so se l'abbiamo messo, sì, eccolo qua. L'ha voluto, ecco, messo. Sì, perché vedete questo. Ecco, allora, diciamo che facciamo io e te, poi tu la sai meglio la storia perché l'hai letta da poco. Io l'ho scritta, ma tu l'hai letta. E allora, no, vedete che, per esempio, se si guardano i soggetti, prima sono tutti questi nobili, famiglie aristocratiche, per lo più inglesi. Poi di punto in bianco arrivano i francesi che hanno conquistato e sono arrivati a Firenze. E allora ci sono questi ritratti incantevoli, perché questo era di Lagerfeld, il primo a sinistra, cioè di questo couturier francese, e prima era stato di Diaghilev. Di Liffard, sì, eccetera, l'avevo visto. E con questi ragazzini così, non so, cioè cambia completamente la tipologia, e sono ritratti che è dall'Inghilterra che hanno acquisito questo modo così informale, uno appena sceso da cavallo, quell'altro, cioè da noi sono molto figé i ritratti
rappresentano molto di più lo state portrait, cioè il ritratto del rango che uno occupa più che la figura. Quindi lui inventa questi ritrattini, magari che faceva più in fretta, di dimensioni più piccole, che si portavano a casa, e a un certo punto c'è questo ritratto. Vuoi raccontarla tu, che ho la tosse? No, questo è molto difficile. No, perché tu lo dici, perché dalle fonti si sa di questo generale Dumas, che è stato un grande generale, è il padre, no, dello scrittore. È il padre di Alexandre Dumas. E a questa figura lui si ispira per il Dantes. Nonno, sì, No, è il padre Alessandro, poi padre, ce n'è un altro, sì, ce n'è un altro. Sì. No, ma la storia è abbastanza interessante, perché è un personaggio che è molto legato a Napoleone, mi pare, nelle campagne d'Egitto, però poi a un certo punto, quando c'è la deriva di Napoleone, che abbandona degli ideali repubblicani, diventa console, e lui è in lotta con... E mi pare finisce a Taranto, finisce in prigione, sì, dove gliene succedono. Lui intanto è mulatto, no? Perché era il generale mulatto di Napoleone. Certo, era il figlio di un marchese francese che aveva sì, avuto questo figlio in, non mi ricordo più se era Martinica o non so dove. Sì. Dov'era? Haiti. Ecco, forse Haiti, ma sì. E lei si chiamava Dumas, e lui prende il nome della madre. Certo. E viene. Ed è un gran coraggioso, e ha anche segnato il suo nome nell'Arco di Trionfo, e anche Macron di recente gli ha riconosciuto, e anche Anatole France gli ha dedicato una pagina bellissima dicendo che era il più coraggioso di tutti, ma ha una vita drammatica. Perché poi appunto a Taranto viene imprigionato, sta un anno in prigione a Taranto, sta malissimo, sordo, tutto, l'hanno azzoppato. Sordo, azzoppato, però poi tornando in su verso la Francia trova il tempo a Firenze di farsi ritrarre, e dice, c'è qualche dubbio, perché diciamo dalle lettere sembra che sia molto malmesso, però in realtà il ritratto di Gauffier, che lo fa vedere come cacciatore, però ci sono, no, queste testimonianze, sì, cioè, che Gauffier lo ha ritratto. Sì, cioè nel necrologio della morte c'è scritto che questo è l'ultimo ritratto che lui ha fatto, forse è finito, magari forse era non finito. Ma però questo è una tipologia di ritratto un po' così trionfalistica, che non è quella corrente, insomma, di Gauffier. Che lui fa per questo. Ecco, ecco, perché poi mi pare di capire c'è anche il problema, cioè non della bottega evidentemente, però c'è una moglie che dipinge. No, era già morta. Due settimane prima, lei era morta, due mesi prima, cioè era già morta. No, una moglie per tutto il tempo, la campagna. Vai, dite voi. Olin Gauffier. No, il dipinto è datato 1801. No, credevo dice lui, Andrea diceva c'è una moglie che la accompagna. No, per carità, la moglie sì, era pittrice anche lei, ed era di 10 anni più giovane di Gauffier. Tra le tragedie di cui avevo fatto cenno, c'è il fatto che appunto questa giovane moglie, a cui lui aveva dato quando era ancora tredicenne lezioni di disegno e che poi aveva sposato nel 1790, lo aveva affiancato nel suo lavoro, anche se però si era riservato un suo genere particolare, si era specializzata in scene di genere di soggetto popolare. Andrea immaginava che ci potesse essere un intervento della moglie, per essere precisi, purtroppo la moglie nel 1801, contagiata dal marito che aveva sempre sofferto di tubercolosi, muore a soli 29 anni. E Gauffier la segue tre mesi dopo, proprio perché è incapace di sopravvivere a questo dolore. Ecco, quindi impossibile in questo caso mentre in altri casi è possibilissimo invece che loro abbiamo delle testimonianze che parlano proprio di un atelier dove Gauffier e la moglie Pauline lavoravano fianco a fianco. Una cosa ci diciamo che ci ha piuttosto colpito, anche perché in questi giorni abbiamo parlato di Canova che tutte le proprie opere le tiene nello studio, e anche qui ci hanno colpito questi quadri di memoria di un artista, certo, in fondo ancora giovane, che però, come dire,
dipinge delle versioni autografe delle proprie opere, che non è una cosa così scontata. Allora, ci siamo molto interrogate se chiamare queste piccole tele, no, in realtà sono delle piccole repliche dei ritratti che l'artista aveva eseguito, dipinte su un'unica tela. Di queste serie ne possediamo altri esemplari. È abbastanza curioso che quindi l'artista, dopo aver eseguito un ritratto, tenesse memoria del dipinto che aveva realizzato, e ci si chiede a quale scopo. Probabilmente per avere una sorta di prontuario da sottoporre ad un nuovo eventuale committente che poteva scegliere come, diciamo, la cornice, l'attitudine, poteva scegliere come farsi ritrarre sulla base di questi modelli che l'artista gli esibiva, una sorta di liber veritatis anche per Goffier. Questo, il fatto che ci siano arrivati queste serie con queste piccole repliche ci ha aiutato anche a capire che quella di Goffier a un certo punto era diventata una produzione davvero un po' seriale, incalzato dalla necessità e dalle richieste di questi ritratti ne aveva fatti davvero molti, anche perché dei ritratti che noi vediamo riprodotti su queste tele, molti non sono ancora stati ritrovati. Quindi, oltre a quelli che noi abbiamo catalogato, che sono riemersi perché soltanto 2 mesi prima che chiudesse il catalogo erano emersi sul mercato 2 dipinti di famiglia considerati perduti. Diciamo che altri ritratti, forse custoditi, nascosti presso le famiglie degli eredi, potrebbero ancora arricchire il suo catalogo, perché i personaggi ritratti in queste piccole tele non sono stati ancora riconosciuti. No, questo è un artista, poi, nonostante appunto non così famoso, però è un artista, e che non ha avuto questa enorme fortuna critica, però è un artista documentato, che firma molte opere, quindi diciamo la ricostruzione ha anche una sua linearità, però nonostante questo anche per quest'artista ci sono delle attribuzioni, no? Attribuzioni impegnative, e vorrei che Anna ce ne parlasse, perché questo è un caso veramente molto importante ed è proprio il caso del confronto con David. Adesso credo lo abbiamo e ci arriviamo. Sì, mi pare. Eccolo qua. Ma niente, facciamo per un po' di Sherlock Holmes. Cioè molte volte, quello che aiuta molto in questa ricerca è che Goffier molto spesso ha firmato e datato i suoi dipinti. Questo è un grande aiuto. Però a un certo punto, quando c'è stata la grande mostra nell'89 che celebrava il più grande pittore della Rivoluzione francese, cioè Jacques-Louis David, c'è stato una grande suspense, perché veniva presentato l'unico paesaggio che David nella sua vita aveva dipinto, e con il titolo Le Jardin du Luxembourg, perché David, che era spietato, che era un uomo di una genialità enorme, ma diciamo umanamente terribile, di una venalità, veniva sempre rimproverato di farsi pagare per i dipinti e poi di metterli in mostra a pagamento per essere visti. E David viene a un certo momento imprigionato nel 93, dopo aver già votato per la decapitazione del re, perché è il caso, quello di Jacques-Louis David, di un artista non solo engagé, di un artista che ha fatto in prima persona veramente politica, quindi non succede tanto facilmente, sono artisti schierati, ma nel suo caso lui ha avuto un ruolo molto importante. Per un tempo molto breve viene imprigionato nel Palais du Luxembourg, e c'è una documentazione precisa in cui lui, non potendo uscire, però trattato con i guanti, gli viene dato il cavalletto, gli viene dato, e fa un autoritratto allo specchio, e poi un paesaggio che avrebbe dipinto a Lussemburgo. Quindi questo paesaggio viene esposto, appartiene al Louvre, e viene di solito indicato come il paesaggio documentato che David ha eseguito allora.
Devo dire che è stato qualcosa che ha lavorato un po' adagio, e anche il catalogo di Antoine Chaper aveva già delle riserve sulla identificazione del luogo, perché effettivamente questo paesaggio non corrisponde affatto a quello che si sarebbe potuto vedere nel 1793 dalle finestre del Palais du Luxembourg. Quindi poi, non so, forse studiando Gauffier ci hanno trovati un momento a riflettere come tante cose mettessero un pochino in crisi questa attribuzione. Quindi con un lavoro, diciamo, andiamo molto velocemente, con un lavoro che in primo luogo smontava l'identificazione del luogo. Quindi se quello non è più il Lussemburgo, non è più quel paesaggio che David avrebbe dipinto allora. Quindi si può attaccare l'attribuzione a David, anche se lui è... come dire, l'eroe intoccabile della rivoluzione francese, e quindi abbiamo pubblicato sul Barnetton Magazine un articolo che da un lato con una serie di documentazione che adesso non stiamo a fare sugli edifici eccetera riteneva che il luogo non corrispondesse, in secondo luogo una proposta di attribuzione a Gauffier, e qui vedete da un lato sulla sinistra il dipinto attribuito a David e dall'altro lato il dipinto invece firmato e sicuro di Gauffier, in cui nella struttura del paesaggio, a parte che il paesaggio è un tema ricorrente per Gauffier, mentre è veramente qualcosa di assolutamente inedito per David, che è un pittore di figura e di più, quindi accostando queste cose. Devo dire che allora è stato anche una cosa un po'... Insomma, tu tocchi il patrimonio della Francia andando a toccare qualcosa che è consacrato dalla storia, e quindi sul piano francese c'è stato un certo, diciamo, silenzio, anche se io non dimenticherò mai che, cose che oggi non si potrebbero mai fare, ma Pierre Rosenberg, allora direttore del Louvre, fece come un confronto all'americana. Mi disse che potevo, era il 1990, non mi ricordo che giorno di dicembre, nello studio del Louvre lui fece venire dei bozzetti di Gauffier da Montpellier e uno non mi ricordo più se era quello di non so di quale altra città, due, e fece portare il quadro del Louvre attribuito a David. E questa fu una cosa che, insomma, un privilegio che non sarebbe poi tanto facile. A quel punto, insomma, mi poteva sembrare che questa cosa funzionasse. E allora si trattava di collocarlo nel percorso di Gauffier, il quale viene in Francia solo una volta, di dire che le architetture erano comunque francesi, e nell'89, quando lui passa in una certa area artigianale dove lui avrebbe vissuto quei pochi mesi in Francia, insomma, uno sposta il luogo, lo identifica in un altro modo. E allora arrivò però una lettera di Robert Rosenblum, che scritta a Pierre Rosenberg, che diceva: non mi ha mai convinto questo riferimento a David, trovo che questa soluzione è assolutamente accettabile. Naturalmente uno tocca il cielo con un dito, perché ti senti molto protetta all'idea di andare a rompere le uova, diciamo, in un territorio diverso. Poi ultimamente, se facciamo vedere anche un altro appunto, insomma, direi che sul fatto che il dipinto non appartenesse a David, un po' alla volta, insomma, tutti hanno, ma questo dà un'idea del livello di un pittore come Gauffier, se può essere, per esempio, in alcuni dettagli, questo uno è un disegno di Gauffier, l'altro è un disegno del Jardin du Luxembourg, questo modo di collocare le figurine in questo modo, che David mai si è sognato di fare, c'erano delle tangenze molto simili. E devo dire che adesso, con l'uscita del libro, una lettera di Rosenberg dice: non esiste più nessuna riserva, corrisponde perfettamente a questo percorso. Ma uno invece può fare un'attribuzione perché si avvicina di più a un'altra soluzione proponibile, poi non è detto che sia quella giusta, insomma, ma avere smontato un riferimento storico ha aperto la strada ad un'altra, e soprattutto ha ricondotto a Gauffier una diciamo, responsabilità di primo piano nella individuazione di un certo paesaggio, dove effettivamente questo modo che lui ha sempre di costruire queste geometrie e di dipingere in una maniera così flu, così pittorica,
insomma, David disegna molto di più quando, con dei contorni. Adesso non entriamo in sottigliezze, ma questa lettera di Rosenberg diceva questo mix fra Art History e Sherlock Holmes, perché c'erano tutte queste indagini per identificare i monumenti, è veramente qualcosa che ha restituito una possibile didascalia ad un quadro. Quindi ne avremmo sbagliate tante, ma questa è una proposta che poi insomma in qualche modo ha funzionato. Ma ha funzionato una volta che si è potuto ricostruire attorno i passaggi. Bisogna dire che prima nessuno conosceva le vedute di Vallombrosa, perché quella che segnala, cioè qui posso dire, cioè quella che Zeri come sempre c'entra il bersaglio e quindi omaggio. Però era apparsa quella da un antiquario di Roma. Si trattava di scrivere un volume in onore di André Chastel, che è stato questo grande pittore, certo, sul tema Francia-Italia. Allora, il Sarandia in Italia. Il Serrandito in Italia, appunto. E allora fui invitata a partecipare, mi venne in mente questa idea e quando andai in cerca mi accorsi che ad un'asta appunto da Sotheby's erano state vendute 4 di queste vedute, di cui una appunto era in Italia, gli altri 2 a Filadelfia. E poi vai a Montpellier, trovi tutti i disegni preparatori, tutti i bozzetti, insomma la sequenza meravigliosa e perfetta che mai era stata portata all'attenzione. Quindi è questo che attribuisce a Gauffier un ruolo importante nel paesaggio, come anche un ruolo importante nel ritratto, perché è lui, prima di altri, a immaginare un ritratto che è quasi quello del gusto Biedermeier restaurazione, cioè intimista, cioè non più il ritratto così eroico, ma un ritratto più sensibile, più interiorizzato, meno aulico. E quindi la capacità di rigenerare, non stiamo parlando di, stiamo parlando di un pittore di cui un po' ci siamo incantati e che forse per fortuna insomma, ha celebrato la Toscana con una eleganza e con una quindi qualcosa Emilia? Voglio lasciarvi con l'immagine di quello che è uno dei quadri più belli di Gauffier nell'ambito della pittura di storia. No. Contrario, ok, dimmi tu dove mi fermo. Vai avanti perché proprio uno degli ultimi, ecco questo. Puoi andare anche ecco, esatto. Come vedete, è una Sacra Famiglia in Egitto servita dagli angeli. Perché ve lo mostro? Perché ci sono dei dettagli bellissimi che oltre naturalmente alla penombra di questo sottobosco. E quindi a quella sensibilità naturalistica di Gauffier, capace di rappresentare le ombre mobili sulle cose, oltre a questa sensibilità naturalistica che si salda quindi con tutto quello che abbiamo detto finora, ci sono questi dettagli bellissimi che spiegano proprio lo stile di Gauffier, tutta una serie di sottigliezze, di raffinatezze che costituiscono quello che io ho chiamato proprio lo stile Gauffier. Se mi fai passare mi riferisco evidentemente alle silhouette degli angeli, alle loro acconciature esotiche, alle loro vesti bianche sfumate d'azzurro, un azzurro che è in contrappunto con il blu egiziano delle ali, ma soprattutto guardate il vassoio con la frutta, il bouquet di fiori e quell'angelo bambino inginocchiato, questo angelo bambino inginocchiato con questi capelli biondi frisé, questo profilo orientale, gli occhi un po' cinesi, quel plissé, il plissé della sua tunica trasparente. Sono il marchio diciamo di Gauffier, pittore neoclassico, ma da una declinato però secondo un gusto e una sensibilità molto originali e personali. Io mi posso fermare regalandovi appunto il dettaglio di questa immagine e forse possiamo anche chiudere, direi. Posso dire un grande grazie. Perché è stata un'esperienza veramente molto di intersezioni, intrecci, eccetera, con la Fondazione Zeri che l'ha appoggiata, con Carlo Sisi che si è esposto enormemente, con Emilia con la quale abbiamo lungo lavorato, ma soprattutto anche
cosa che non succede facilmente, con questo museo francese di Montpellier, che è partito per fare una mostra a largo spettro su vari elementi, poi a un certo punto, incontrandoci, l'hanno messa più a fuoco direttamente su Gauffier. La mostra la fa il museo Fabre di Montpellier e il suo direttore, ma poi nell'intreccio di richieste, di scambi, eccetera, alla fine abbiamo fatto una mostra in cui una intera sezione è stata un'intera parte da noi e loro, ed è questa cosa non è facilissima, non succede tanto facilmente, è stata estremamente piacevole e anche illuminante, perché poi loro lì hanno un'infinità di documenti, noi abbiamo lavorato prima e quindi bisognerebbe, come tu stai facendo adesso anche in questo sdoppiamento della Zeri con Firenze, insomma è sempre un arricchimento enorme e devo dire che l'ho anche vista, che è molto bella, perché Nicolò, che mio figlio, un giorno è passato con la macchina, mi ha fatto 10 ore, siamo arrivati direttamente a Montpellier e aprivano in quel momento e la mostra, c'era il sindaco, c'era Monsieur Hilaire, è stato veramente bello ed è una mostra molto coraggiosa per un museo di provincia, perché voi sapete che in Francia c'è il Louvre, Etablissement de l'État, con fondi enormi mai finiti, e poi i musei di provincia, dove è molto difficile fare qualche cosa. Soprattutto non sono nei percorsi, neanche chi è che va a visitare una mostra a Rennes o a Montpellier o così, e devo dire che Monsieur Hilaire, che ha acquistato ha fatto delle campagne acquisti molti quadri, ha fatto una mostra molto bella, molto bella, e il pittore regge, insomma, perché molte volte una mostra uccide un pittore a volte, no? Perché quando se ne vedono tanti così. Quindi grazie a tutti, ma a voi che fino a quest'ora siete rimasti, grazie davvero.